Festival Premio Emilio Lussu, settima edizione, conferisce il premio alla carriera a Sergio Staino per il suo impegno intellettuale, per la sua arte, le immagini e le parole che la costituiscono, perché la sua opera, nel rigore della forma, ha saputo dare voce ai più umili e ai loro bisogni, contribuendo a mantenere viva la coscienza civile del nostro paese. Amici, ci troviamo all'Hotel Margherita a Cagliari alla settima edizione del premio Emilio Lussu e sono qua con il direttore di tutta questa ambaradan, il direttore dell'associazione culturale L'Alambicco, Alessandro Macis. Buonasera Alessandro. Buonasera. Allora, raccontaci un po'. Allora, intanto siamo alla settima edizione, quindi abbiamo resistito per 7 anni, il festival è cresciuto anno dopo anno grazie anche alla collaborazione di tante persone prestigiose, docenti universitari, scrittori, studiosi provenienti da tutta Europa che hanno sicuramente arricchito il festival che è diventato un festival internazionale. E oggi in particolar modo, tutti i giorni di questi 6 giorni, dico bene? Sì, 6 giorni di eventi e oggi, oggi c'è la serata clou, diciamo, con il maestro... la gran finale. Il gran finale con il maestro Staino. Che... Avete dato diversi premi però per la letteratura. Sì. No, vabbè, l'anno scorso abbiamo premiato un docente universitario Rom, Santino Spinelli, che è impegnato nel sociale, e quest'anno appunto Staino, un regista, fumettista, insomma un grandissimo personaggio che col suo che con Bobbo ha raggiunto la fama internazionale. Amici, siamo qua col maestro Sergio Staino, che onore maestro, grazie. Grazie a voi. Dunque maestro, oggi verrà premiato appunto qua in questa manifestazione per Emilio Lussu. Se le dico Bobbo, a lei cosa viene in mente? Viene, mia moglie è peruviana, quindi lo spagnolo è di casa e sembra che Bobbo in spagnolo significhi scemo, quindi è la prima cosa che mi viene in mente. Un po' scemo a volte lo è Bobbo, insomma, quanto, ma è anche però intelligente, insomma, come tutti. Però ricorda un personaggio, ricorda la sua carriera, la sua lunghissima carriera. Sì, è il mio alter ego. Bobbo è stato tante volte, mi hanno detto il papà di Bobbo, lei il papà di Bobbo. Allora un tempo quando si diceva il papà di Bobbo si pensava a Craxi e al suo figlio Bobbo. Ora è più facile si pensa a me. Non ci avevo pensato, sì. Non ci avevo pensato. Sì. Bobbo mi ha salvato, è quello che mi ha salvato la vita, perché è nato quando aveva appena compiuto una bella età, 39 anni, quando siamo nel momento in cui ci guardiamo intorno, vediamo i nostri coetanei dove sono arrivati, che hanno realizzato dei loro sogni giovanili e compagnia bella, ci sono tante delusioni, anch'io avevo tantissime frustrazioni e delusioni. Le ho raccontate rovesciando su Bobbo tutta la mia nevrosi. Non sono andato dall'analista, però mi sono fatto l'analisi facendo Bobbo, mi hanno pagato, ha avuto successo, guarda, l'analisi ha funzionato meglio, devo dire, quando te la pagano invece che pagarla sembra che funzioni di più. È stato più conveniente. E se le ricordo invece due parole, sempre in spagnolo, Cielito Lindo? Ah, si ritorna da una trasmissione che ho fatto con Rai 3, ancora la mitica Rai 3 di Angelo Guglielmi. Angelo Guglielmi è una delle persone
che più mi hanno insegnato cose. Sono due le persone fondamentali, uno è Oreste Del Buono e uno è Angelo Guglielmi. Sono due persone che si assomigliano molto, perché erano persone, personalità difficili, non si accontentavano facilmente, erano molto burbere, molto... E tutte e due però avevano questa grande capacità di rinnovarsi, di cercare la creatività nelle parti più nascoste e apparentemente più brutte, insomma, che della società, e tentavano, facevano 100 strade, 99 andavano male, la centesima era quella che cambiava tutte le cose. E questo mi ha affascinato come metodo, credo di in parte di riuscire a seguirlo anch'io, insomma, nei limiti del possibile. A proposito di cambiamenti, volevo chiedere, lei vignettista, regista, fumettista, adesso con il web come la mettiamo? Con l'avvento della tecnologia anche in quest'arte come la mettiamo? Ma bene, meno male c'è il web, meno male c'è la tecnologia, perché io ho iniziato nel 77 a perdere la vista, una degenerazione retinica irrefrenabile. Oggigiorno sono a dei livelli veramente molto molto bassi, non vedo delle ombre, è difficilissimo disegnare. Però la tecnologia mi ha sempre aiutato, insomma, c'è stata una gara, insomma, via via che peggiorava la mia vista, qualcosa nella scienza tecnica veniva scoperta. Insomma, all'inizio ho lavorato col tavolo retrovisore con la luce di dietro, perché se no mi facevo troppa ombra per poter disegnare. Poi ho lavorato con lenti di ingrandimento, poi ho lavorato sul web. Quando sono entrato al web ho pensato: è finita. Come posso, io che amo le penne a china, amo gli acquerelli, amo la carta ruvida? E invece, una volta entrato dentro il web, ho scoperto un altro mondo, un'altra capacità. Cioè, effettivamente, se hai voglia, se hai impegno, se hai un po' di intelligenza e non ti lasci andare, ci metti creatività, qualunque elemento, anche il più tecnologico. Insomma, io ho visto la penna, per esempio, che uso sul touchscreen, c'è una penna, insomma, tutta parametrata al millesimo di millesimo, insomma, no? Sente quando come la premi, come la inclini, cioè, quindi verrà fuori un disegno prefabbricato, freddo, no. Invece quando la uso io, la usa qualcuno, c'è qualcosa che passa, dei bioritmi della persona passa anche attraverso queste penne così elettroniche. Insomma, la creatività non ha limiti, basta saperla cercare e impegnarsi a trovarla. Lei col suo immenso talento riesce a dare anima anche alla tecnologia? Quindi. Sì, credo che dovremmo essere tutti. Io faccio spesso degli incontri, mi piace molto farli con giovani ipovedenti. Sono tanti, siamo tanti in Italia ipovedenti, veramente fa molta emozione poter parlare con quindicenni, diciottenni che già hanno questo tipo di handicap. E dargli fiducia, ho detto: guardate, non lasciatevi mai andare, perché il cervello ha tante di quelle facoltà che ancora non conosciamo, che si sa adattare e sa aiutarvi a interpretare la realtà e riprodurla anche quando sembra che tutti gli strumenti tradizionali siano finiti. Qual è l'emozione, maestro, che si prova trasferendo appunto la propria visuale su un foglio di carta? In un'immagine. Sai, io ho cominciato a disegnare intorno ai 3 anni. Mio babbo era in guerra, ero solo con mia mamma, e mia mamma, non sapendo più come divertirmi, si è messa a aiutarmi a ricopiare al disegno le illustrazioni dei libri di favola. È successo che l'affetto, quello che gli psicanalisti chiamano il ventre materno, si è confuso con il disegno. Ecco, il disegno era la tenerezza, la mamma. Tutte le volte che mi sono trovato in difficoltà nella vita avevo bisogno di disegnare, e il disegno mi metteva tranquillo, mi rasserenava, e anche qui ora
nonostante che non possa più usare strumenti meravigliosi che per millenni sono serviti dall'acquerello agli oli, alla pennacchina e così via, ma ho strumenti più tecnici e più sofisticati, ciò nonostante nei momenti in cui si nasce un'immagine l'emozione è sempre la stessa. Un'ultima domanda, se mi permette, maestro. Penso che sia abbastanza scontata, ma penso che tutti i nostri telespettatori la vogliono sentire il suo parere. Un piccolo consiglio per tutti quelli che si vogliono avvicinare al disegno, all'arte della vignettistica. Beh, innanzitutto imparare a guardare, non scordarsi mai di guardare. E il guardare è la cosa che non è facile, insomma, perché ci guardi, guardi, non guardi, devi guardare un albero, devi guardare l'albero come cresce, come il tronco, come si attaccano rami, come gira. Vedi una persona, guarda, è che mi incantava guardare una persona in autobus, per esempio, no? Il vicino in autobus, disse, allora guardavo le pieghe del vestito, come scendevano, come si formavano, come segnavano il braccio con la gamba, le cose. E questo piano piano diventa un'abitudine, un modo di leggere la realtà, e sicuramente quando vai a trasportarla su qualunque superficie con qualunque strumento scrivente, e sottolineo qualunque, penna, pennino, pennarello, gessetto, non importa, il sasso, sì, qualunque cosa, quando vai, quello che sei riuscito a cogliere, a leggere, si trasferisce con molta più facilità. Io la ringrazio infinitamente, maestro Staino, e spero di, insomma, rincontrarci prestissimo. E congratulazioni. Grazie, magari qui a Cagliari, grazie. Magari andrebbe bene. Il Festival Premio Emilio Lussu, settima edizione, conferisce il premio alla carriera a Sergio Staino per il suo impegno intellettuale, per la sua arte, le immagini e le parole che la costituiscono, perché la sua opera, nel rigore della forma, ha saputo dare voce ai più umili e ai loro bisogni, contribuendo a mantenere viva la coscienza civile del nostro paese. Allora, il premio viene consegnato da Daniela Marcheschi. Cos'è? Il premio è un busto di lusso, fatto dall'artista che ti ha fatto l'ultima domanda. Esatto, adesso diciamo anche chi ha fatto questa bellissima, Gianpaolo Mammelli, vieni Gianpaolo. Vedi che si ritorna, vedi? Terzo fuoco, conosco bene il terzo fuoco. Bello, sono molto contento. Non, maestro. Sì, anche per me è un onore, perché poi riscendere. Sì, membro del comitato scientifico del premio Festival Emilio Lussu. Un applauso a Luisa. Come ho detto, io sono molto contento di questa cosa qui, sono contento soprattutto che mi venga dalla Sardegna. Non è una piaggeria, nemmeno una leccata che voglio fare alla Sardegna, ma perché effettivamente c'è stato un periodo della mia vita, soprattutto immediatamente precedente alla nascita di Bobo, in cui la Sardegna ha avuto un ruolo enorme da questo punto di vista. Erano sardi compagni che mi hanno aiutato a uscire dal gorgo marxista-leninista in cui ero infilato, una setta terribile, che quando si infila in una setta è assai difficile uscirne fuori, perché frequenti solo loro, conosci solo loro, ti senti un traditore, compagnia bella. Invece i compagni sardi mi hanno rilassato e fatto uscire da qui, mi hanno offerto poi 2 mesi e mezzo di vacanze in Sardegna. Voi pensate, dal giugno praticamente alla fine agosto del 79, Bobo nasce nell'ottobre del 79, quindi pensate cosa significa aver fatto un'immersione in terra sarda per poi produrre quello che ho prodotto. Tua moglie era d'accordo, naturalmente. Sulla vacanza? Sì, no, ci siamo, è stata veramente una liberazione, perché poi la vacanza in cui non
si parlava di politica, eravamo venuti fuori tutti per la City di Cristo, quindi abbiamo riaperto l'attenzione sul mondo dopo questo bagno di serenità sarda. Quindi la raccolgo bene anche in questo senso qui, insomma, che mi ricordo questo. E siamo al termine, amici, di questa bellissima manifestazione, settima edizione del premio Emilio Lussu, e accanto a me, sulla mia destra, c'è la presidentessa del Comitato Scientifico Internazionale, Daniela Marchesi. Buonasera Daniela. Buonasera. Grazie innanzitutto per il tuo bellissimo intervento che abbiamo ascoltato stasera e per le tue parole. Com'è stato? Quali sono state le emozioni? Beh, le emozioni sono tante, sono senza voce, però è importante avere un protagonista comunque della cultura italiana, anticonformista, ironico, satirico, ma anche un uomo che dà voce a problemi reali dei ceti avvantaggiati, che è importante abbiano una voce e continuino ad averla. Alessandro, anche quest'anno quindi l'associazione l'Alambicco è riuscita a organizzare tutto questo, e abbiamo dei ringraziamenti particolari da fare perché io vedo un po' di nomi qua. Sì, ci sono tanti nomi. Intanto il ringraziamento più grande è alla nostra Daniela che veramente è diventata l'anima del festival. Ci dà tantissimi suggerimenti perché ha insegnato in tante università europee, quindi ha un'esperienza grandissima, una cultura sconfinata, e quindi ecco, un grande ringraziamento a Daniela veramente, perché ci stimola continuamente a fare sempre meglio e a fare di questo festival non un festival banale, ma un festival che deve diventare sempre più importante. Sempre più grande. Poi io leggo nella giuria internazionale, li leggo ovviamente, non sapendo la memoria, Guido Conti, Bruno 40, Miruna Bulumete, Raniero Spielman, Emanuela Ennas. Città di Utrecht, quindi abbiamo l'Europa dell'Est, l'Europa del Nord, il Portogallo, abbiamo riunito la Spagna, abbiamo riunito tante nazionalità europee non proprio così scontate, ma proprio per dare uno sguardo e una voce anche a un'Europa più ampia, più variegata, e che però ha un appunto in comune grande letteratura, grande tradizione, grande sensibilità per quella che è la realtà, anche i fermenti della realtà. Io non posso. Ah, vuoi aggiungere qualcosa, Alessandro? Volevo ringraziare doverosamente Patrizia Masala, che un'altra anima fondamentale del festival, che è il direttore organizzativo, ha fatto veramente delle cose egregie e ci ha permesso veramente di organizzare il tutto. Ringraziamo anche la direzione artistica di Alessandro Macis, appunto la tua, direzione artistica Scuola Popolare di Poesia di Ismis Mirionis, a cura di Gianni Mascia. L'appena nominata direzione organizzativa di Patrizia Masala, l'ufficio stampa a cura di Salvatore Taras, ringraziamo sempre tutto l'ufficio stampa che fa buona parte del lavoro, li fanno loro, anche le grafiche che sono curate da Max Murgia. Abbiamo detto più o meno tutto, dottoressa? Non lo so, ma mi auguro di sì, soltanto che speriamo di poter tornare, di poter approfondire il lavoro sul Lussu e di ricerca nella cultura contemporanea, magari con una voce meno... Dopo aver parlato tanto per 6 giorni? No, io credo proprio che siano gli sbalzi di temperatura di Cagliari, dal grande caldo. Grazie dottoressa, grazie Alessandro, e ci vediamo l'anno prossimo quindi. Siete già invitati al festival. Siamo già prenotati. Grazie a tutti i telespettatori e ci vediamo alla prossima. Grazie da parte di Cagliari Live Magazine e Cagliari Live TV.